sembrano delle semplici statistiche, però vi fanno capire, vi fanno rendere conto quella che è la gravità degli incidenti stradali in Italia. In particolar modo vedere la correlazione tra incidenti stradali e uso di stupefacenti e delle sostanze alcoliche. Un progetto per sensibilizzare ed informare i giovani su abuso di alcol e sostanze stupefacenti. I dati infatti parlano chiaro e sono preoccupanti in merito agli abusi tra adolescenti e preadolescenti. In questi incontri abbiamo l'obiettivo di avvicinare il più possibile a fargli capire l'importanza e le conseguenze. Poi speriamo che anche questo piccolo cassolino porti poi a capire in maniera più importante gli aspetti, ma per loro stessi, per gli altri. C'è bisogno di una rete di sostegno da parte di tutti, degli insegnanti, della Polizia Municipale e della comunità. La scuola, Polizia Municipale, famiglie, tutti insieme, bisogna collaborare per arrivare all'obiettivo. A portare avanti il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno, la Polizia Municipale e l'Istituto Tecnico Professionale Margaritone, con una serie di lezioni finalizzate a prevenire e contrastare la vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato molto utile fare questo incontro con i signori di prima della Polizia Municipale, anche perché ci hanno insegnato tante cose, perché si rischia a noi e anche le persone magari di fare feriti per la strada o magari mettiamo in pericolo le vite delle persone. Evidenziamo più che l'aspetto sanzionatorio l'aspetto preventivo della questione. Il progetto fondamentalmente è finalizzato a far sì che i ragazzi, i giovani in questo caso, siano edotti di quello che possono essere le conseguenze a seguito del loro comportamento. E c'è sempre molta consapevolezza. È molto importante come ci poniamo da un punto di vista delle istituzioni, dei relatori, perché chiaramente bisogna rappresentare le problematiche da un'ottica comprensibile, non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista umano e sociale.